Voi volete sapere quella che secondo me è la percentuale di Champions League da parte della Juventus? Voi volete sapere questo? Da me? Io ve l'avevo detto ieri sera. Ieri sera, nel video in cui sì, mi sono deciso a parlare di arbitri perché sembra quasi che sia indispensabile, no? Parlare di arbitri. Quindi ne ho voluto parlare in una maniera seria, ok? Ho detto 1%, ma il Milan non aveva ancora giocato, il Milan non aveva ancora pareggiato. E quindi ora qual è la percentuale di Champions League da parte della Juventus? Ve lo dirò. Ve lo dirò all'interno di questo video, prima però vi chiedo di mettere un mi piace, di iscrivervi a questo canale, siamo a 190.000 iscritti. Arrivare a 200.000 è un attimo per fare cifra tonda e festeggiare tutti insieme non solo un finale di stagione o un inizio di stagione prossima, ma anche un traguardo come questo. E ovviamente scaricare OneFootball qui sotto in descrizione perché ci saranno tanti aggiornamenti durante questa settimana, perché è la settimana che ci porta alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ed è la settimana che ci gioca a che ci porta a giocare l'ultima partita di campionato a Bologna, dove dovremo tifare appunto Atalanta ed eventualmente la Sverona che andrà a giocare a Napoli. Allora, signori, è una settimana difficile, è una settimana complicata, è una settimana strana, bizzarra, particolare. Gasperini, Giampiero Gasperini, ha in mano il potere. Giampiero Gasperini potrebbe riuscire a regalare alla Juventus un finale di stagione adeguato ai minimi livelli. Potremmo portare a casa due trofei e qualificarci alla prossima edizione della Champions League vincendo con l'Atalanta, vincendo col Bologna e con l'Atalanta che batte il Milan o che pareggia col Milan. Quindi la possibilità c'è, è lì, è concreta. Sicuramente rispetto alla settimana scorsa ci sono più probabilità. Ok? Il discorso di fondo, però, è che la Juventus per arrivare qualificarsi alla Champions League a 90 minuti. A 90 minuti nel quale può fare una cosa sola, cioè vincere la partita. La Juventus deve necessariamente vincere la partita. E già questo è uno scoglio incredibile da sorpassare, da superare. Si gioca contro un Bologna che non chiede più niente al campionato, ma Bologna lo sappiamo, storicamente è una piazza molto calda, una piazza che odia sportivamente la Juventus, una piazza che sicuramente non vorrà regalarci la vittoria che ci permetterà di sperare. Già il fatto che la Juve possa vincere la partita è difficile. Se consideriamo poi che in campionato il massimo della striscia vincente della Juventus è stata proprio di 3, andrebbe a ricreare il suo record con questa vittoria dopo aver battuto il Sassuolo e l'Inter, due partite che erano molto molto difficili, ma che siamo riusciti a vincere in un modo o nell'altro, segnando 6 gol tra l'altro in quelle due partite. Quindi tanta roba. La Juventus riuscirà a battere il Bologna? Molto difficile anche arrivare a pensare a questa cosa qua. Io non so come la vedete voi, però la Juventus ha il dovere morale di vincere contro il Bologna. Il Napoli con l'Hellas non so quante difficoltà potrà avere. Era molto più probabile pensare a una Fiorentina a Firenze. Mi hanno detto che la Fiorentina tra l'altro ha giocato una buona partita e che poi è andata al Napoli perché giustamente l'ha meritata sul campo. Quindi è più facile pensare a un Napoli molto probabilmente in Champions. E il Milan? Milan ieri sera ha fatto 0-0 con un Cagliari che era già aritmeticamente salvo prima della partita per via dei risultati del pomeriggio. Pioli ha detto che il Cagliari quindi ha giocato con più attenzione perché era già molto più tranquillo. Io non sono di questa idea, io sono dell'idea che una squadra che debba lottare per raggiungere un obiettivo sia molto più motivata di un'altra che ormai sa già bene il motivo. Tra l'altro l'Atalanta ha dei motivi per battere il Milan, perché andrebbe a guadagnare più soldini, più sghei a livello di posizionamento all'interno della classifica, non vorrà farsi scavalcare dal Milan in Serie A. Quindi all'Atalanta conviene vincere contro il Milan, o comunque non perdere contro il Milan per consolidare un posto in classifica di un certo tipo, che potrebbe tradursi in 5, 6, 7, 8, 9, 10 milioni di euro, a seconda della classifica finale. È anche vero che l'Atalanta come società non i calciatori. È vero che invece il Milan arriverà con forse un po' di ansia, un po' di tensione, perché il Milan
poteva per forza di cose qualificarsi matematicamente ieri sera con una vittoria contro il Cagliari. E ha buttato via un'occasione incredibile, un'occasione gigantesca. Potrà vincere con l'Atalanta Bergamo? Non dimentichiamo che l'Atalanta mercoledì giocherà a Reggio Emilia contro la Juventus alla finale di Coppa Italia. Quindi si presuppone che l'Atalanta andrà a schierare la miglior formazione possibile appunto mercoledì contro la Juve. Tutti titolari per cercare di portare a casa un titolo che potrebbe essere storico dalle parti di Bergamo. La Juventus da canto suo vorrà vincere la Coppa Italia per cercare di non buttare alle ortiche una stagione che già non è particolarmente felice per niente. Quindi portare a casa un secondo trofeo e poi sperare tutto negli ultimi 90 minuti può essere un buon modo di mettere una toppa sopra un buco che si chiama 2020-2021. Quindi Juventus-Atalanta sarà una partita combattuta, combattutissima, ed è giusto che sia così, perché entrambi vogliono vincere ed entrambi devono vincere per un motivo o per un altro. Pirlo per dimostrare che qualcosina di buono durante l'anno è stato fatto, Gasperini per portare un trofeo a se stesso e a tutta la città di Bergamo, tutti i suoi ragazzi, che sicuramente meritano, dopo 3 anni di altissimo livello e 3 anni di qualificazione in Champions continue, consecutive. Quindi sarà una partita molto tesa. Ci potrà andare molto in là anche a livello di minutaggio, a livello di attenzione, a livello di stress, di testa. Nel calcio, nello sport, la testa fa tanto. Senza considerare che l'ultima giornata di campionato con Atalanta già salva, e con un'Atalanta che ha bene o male già capito se ha vinto o perso la Coppa Italia, Gasperini potrebbe decidere di dare spazio a tantissimi giocatori che o non hanno trovato particolarmente spazio appunto durante l'anno, o a tanti giovani che aggregati alla prima squadra hanno la possibilità di mettersi in mostra nell'ultima partita di campionato, dove l'Atalanta non ha più niente da giocarsi se non appunto quei soldi che vi dicevo prima, ma questo è un discorso societario e non di squadra, mentre i giocatori del Milan arriveranno arrabbiati, preoccupati, non lo so, ditemelo voi, ma con la necessità di vincere la partita per andare in Champions. E in tutto questo la Juve deve per forza vincere col Bologna, poi non so se la Juve sarà sollevata perché è più dentro che fuori, o se sarà galvanizzata e vorrà cercare di far arrivare notizie anche sugli altri campi, dovrebbe giocarsi tutto in contemporanea alle ore 15, per farsi rimettere un po' di pressione addosso anche agli avversari. Non lo so. Quella famosa percentuale quindi quant'è? Perché se era 1% prima del Milan, dovrà essere cresciuta. Io vi dico di no, vi dico che rimango sull'1%, io non mi sposto da quell'1%, perché come vi dicevo la Juve ha un obbligo che è vincere, un obbligo che è vincere, poi ha da sperare che su 2 campi differenti almeno una delle 2 condizioni si possa verificare, e cioè i 3 punti non portati a casa dal Milan e i 3 punti non portati a casa dal Napoli, contro 2 squadre, l'Hellas Verona e Atalanta, che sono squadre temibilissime, che a noi hanno tolto punti durante la stagione, tutte e due, assolutamente tutte e due, ma che in questo momento hanno veramente poco da fare al campionato. Aggiungi anche un pizzico di scaramanzia, perché questo giochino delle percentuali in cadute mi sta piacendo, non ve lo nascondo. Siamo partiti dal 5%, 95% Europa League, 5% Champions, siamo arrivati al 3%, dal 3% siamo arrivati all'1%, e riportarlo su in questo momento, non lo so, mi dà questa sensazione di male interiore che voglio evitare. Quindi io credo che la Juventus abbia ancora bassissime possibilità di qualificarsi alla Champions League, proprio perché, come sempre e come abbiamo già detto, non dipende più da lei. Potevano incrementarsi terribilmente in caso di una non vittoria del Napoli ieri a Firenze, perché poi dipendeva da te, ti fai 3 punti, sei in Champions, cosa che non è avvenuta. Col Milan non hai nemmeno gli scontri diretti a favore, in caso di classifica avulsa che dovrebbe verificarsi nel caso in cui la Juve vada a pareggiare col Bologna, Milan e Napoli vadano a perdere con Hellas e Atalanta, tutti a pari punti, esce la Juve in teoria, se è giusto quello che hanno detto ieri sera a Sky, al club, ma ne verificheremo, ripeto, sono veramente eventi che possono verificarsi con un insieme di cause scatenanti che quasi non ha senso prendere in considerazione, ma il calcio è matto, il calcio è strano. Addirittura potrebbe benissimo verificarsi un caso in cui il Napoli e il Milan pareggiano e la Juve non vince, o la Juve pareggia anch'essa e non riesce a battere il Bologna. Quindi capite che sì, ci sono delle speranze, è vero, perché questi 90 minuti per forza di cose non possono non farci sperare.
Però non è tutto oro quello che luccica. Ecco, e rimaniamo coi piedi per terra. Che fosse un discorso di, beh, io scendo in campo col Bologna, se faccio 3 punti sono in Champions, vi dico che c'è anche un 70, 75, 80, 90% di possibilità. Purtroppo non è così. E quindi le percentuali rimangono veramente molto basse. Fare veramente ridere come Gasperini sia il mattatore, sia colui che deciderà l'intera stagione della Juve, o fosse nella Juventus, sarei il telefono. Gasp, carissimo mio, vecchio cuore bianconero, non è che vuoi venire ad allenare la Juventus l'anno prossimo? Come? Champions? Europa League? Ma non lo so, dobbiamo ancora decidere. Ah, ma guarda che casualità, noto solo ora che all'ultima giornata la tua grandissima Atalanta, immensa Atalanta, fantastica Atalanta, ospiterà chi? Ah, il Milan, ma guarda caso il Milan in questo momento in Champions League, noi no. Sai cosa Gasp? L'anno prossimo, allenatore della Juventus in Champions League? Ah, dipende da te. Riuscirai a battere il Milan? Noi proveremo a battere il Bologna. Tu, tu, tu,